Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar. Siamo arrivati al 39esimo webinar dedicato all'innovazione digitale. Io sono Michela Di Bitonto di Forma SPA. Oggi parleremo di documenti validi e archivi, problematiche ed esperienze di gestione documentale nelle PA. Abbiamo avuto tantissime iscrizioni, quindi vi aspettiamo numerosi. Io come sempre mi prendo qualche minuto per l'accoglienza. Allora, oggi abbiamo con noi Gaetano Bruno e Pietro Falletta dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Stefania Piersanti dell'Archivio di Stato di Roma, Ilaria Pescini della Regione Toscana e infine Alessandro Alfier del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Oggi avremo come moderatore Alessandra Cornero di Forma SPA, che è responsabile della gestione documentale. Io mi prendo solo qualche minuto di tempo per ricordarvi che questo ciclo dedicato all'innovazione digitale è organizzato nell'ambito di una convenzione tra Agid e Forma SPA, Italia Login Servizi Digitale. E colgo anche velocemente l'occasione per ricordarvi che la prossima settimana si svolgerà la settimana dell'amministrazione aperta. Cliccando su questo link potete andare a vedere tutte le iniziative che pubbliche amministrazioni, università, società civile e altri hanno organizzato per la trasparenza, per parlare di trasparenza, accountability e partecipazione nella pubblica amministrazione. Quindi le pubbliche amministrazioni si aprono e ci raccontano i loro progetti. Quindi vi invito ad andare a vedere questo programma e anche Forma SPA, in collaborazione anche col Dipartimento della Funzione Pubblica e anche con Agid, ha organizzato 11 webinar, quindi vi invitiamo comunque a cliccare su questo link, su 11 webinar potete cliccare direttamente, andare a vedere i webinar che abbiamo organizzato ed iscrivervi. Allora, non perdo altro tempo e do subito, visto che oggi abbiamo moltissimi relatori, vi ricordo che potete porre le domande in chat ai relatori e che la registrazione e i materiali verranno pubblicati su Eventi PA. Lascio la parola ad Alessandra Cornero per la presentazione del programma e per la moderazione del webinar. Grazie a tutti. Grazie Michela, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Datemi un riscontro. Sì, ti sentiamo bene Alessandra, grazie. Grazie. Allora, come ha detto Michela, le molte iscrizioni e l'affluenza testimoniano ancora una volta, come in precedenti webinar su questo tema, il grande interesse verso la gestione documentale. Gestione documentale che non è un affare semplice. Ma è anzi una locuzione piena di significati e di contenuto se si pensa ai diversi aspetti che ne fanno parte. Quando si parla di gestione documentale, infatti, bisogna considerare diverse sfaccettature, diverse caratteristiche. Innanzitutto il documento, dalla sua formazione alla protocollazione, al suo ingresso in archivio, alla sua conservazione. Questo per essere molto molto sintetici. Entrare in gioco poi per ciascuna di queste componenti, ovviamente componenti diverse, competenze diverse, competenze archivistiche, competenze giuridiche, organizzative e anche informatiche. Non c'è solo una legge, come sappiamo, ma ci sono più leggi a volte che si contraddicono tra loro e che necessitano di varie interpretazioni. Siamo quindi in attesa, come sappiamo tutti, delle linee guida che è l'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale e che appunto sappiamo che a breve saranno emanate da Agid, proprio per darci una mano, chiarirci e supportarci in questo cammino abbastanza complesso, in questo quadro. Abbiamo detto appunto che ciascuno di questi aspetti apre un mondo complesso. Nella breve durata di un webinar ovviamente non si può affrontare tutto, ma se ne abbiamo scelti in questo caso alcuni con, come si vede dal programma, con Pietro Gaetano Bruno e Pietro Falletta di Agid, affronteremo l'aspetto della validità giuridica dei documenti, della loro efficacia probatoria, mentre invece a seguire con Stefania Piersanti dell'Archivio di Stato e di MIBAC vedremo invece, approfondiremo il tema degli strumenti archivistici necessari appunto per creare bene un archivio, per garantire
l'accesso ai documenti e alle loro relazioni per oggi e anche nel futuro. E come sempre, concludono i nostri webinar delle esperienze particolarmente significative, delle buone pratiche. E avremo con noi appunto Ilaria Pescini della Regione Toscana che ci racconterà l'esperienza di, appunto, di gestione documentale nell'insieme della Regione Toscana e Alessandro Altier del Ministero Economia e Finanze che appunto racconterà l'esperienza, dal titolo appunto Dal protocollo informatico al sistema di gestione documentale, un'esperienza complessa. Di cui ci racconterà. Al termine degli interventi avremo spazio ovviamente per rispondere alle domande. Adesso do subito la parola a Gaetano Bruno che comincerà il primo intervento sull'efficacia probatoria del documento informatico. Gaetano, puoi collegarti? E dottoressa, in realtà comincio io, poi do la parola a Gaetano, Ah, Pietro sì, scusa Falletta. Pietro. Va bene, allora Pietro Falletta è a seguire Gaetano. Grazie, buona giornata a tutti, buongiorno a tutti. Il mio intervento è quello del collega Bruno, verterà sulle norme del codice dell'amministrazione digitale che affrontano il tema della validità e dell'efficacia del documento informatico. Faccio una premessa sulle fonti che mi sembra doverosa e anche di carattere metodologico. Abbiamo scelto di concentrarci sulla lettera delle norme del codice dell'amministrazione digitale perché ovviamente chi deve applicare queste norme, chi deve applicare diciamo, la normativa sull'efficacia e sulla validità del documento, per forza di cose deve fare riferimento a queste norme. Queste norme da molti vengono considerate non chiarissime, perché ci sono delle sovrapposizioni evidentemente, nelle varie modifiche che sono state fatte al CAD e quindi spesso sono stati abrogati alcuni passaggi senza che, la lacuna normativa sia stata pienamente colmata. Tuttavia il quadro che cercheremo di tracciare credo sia un quadro il più possibile sistematico, insomma, dei vari profili sulla validità e l'efficacia del documento informatico presi in considerazione dal CAD. In particolare io mi occuperò della questione del rapporto soprattutto fra il documento informatico e le copie analogiche, mentre il collega si occuperà dell'inverso. Comincerei analizzando il primo articolo che riguarda l'efficacia del documento informatico, che è l'articolo 20,1 bis. Questo articolo ci dice che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile, quindi l'efficacia più ampia che si può riconoscere a un documento, anche, diciamo, che non sia informatico, ossia fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta. In due, diciamo, casi, quando vi è apposta una firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, oppure quando è formato previa identificazione informatica del suo autore attraverso un processo che ha i requisiti fissati da AGID ai sensi dell'articolo 71, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento in maniera manifesta e inequivoca la sua riconducibilità all'autore. Se sulla prima condizione di piena efficacia non ci sono, credo, molti dubbi, l'apposizione della firma digitale sancisce la previsione normativa, realizza in pieno la previsione normativa. Sul secondo ci possono essere delle perplessità, cioè di che tipo di sottoscrizione parliamo, di che tipo di formato parliamo rispetto al documento. Qui in AGID, come rinvia l'articolo, si sta proprio lavorando a un sistema di all'elaborazione di regole tecniche per creare un sistema di formazione del documento previa identificazione informatica dell'autore che appunto sarà alternativo, come prevede la norma, alla firma digitale, alle altre firme qualificate.
qualificate elettroniche avanzate. In tutti gli altri casi, dice la norma, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e modificabilità. Sostanzialmente, quindi, come vi accennavo, vi è una prescrizione che ci dice immediatamente come il documento informatico sia certamente, faccia piena prova della provenienza delle dichiarazioni che era sottoscritta, che è quella dell'apposizione della firma digitale o delle altre firme previste nella norma, e poi per quanto riguarda il secondo metodo si rinvia appunto a delle regole tecniche che, come vi dicevo, sono in corso di definizione. Ricapitolando, quindi, il documento informatico non firmato digitalmente ricade nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 2712 del Codice Civile, secondo cui le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e in genere ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, quindi fanno piena prova fino a disconoscimento, come vale anche di regola per i documenti non informatici. Invece il documento informatico firmato ricade, come accennavo, nella disciplina della scrittura privata ed è dotato dell'efficacia prevista dall'articolo 2702, ossia appunto fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta. Quindi fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, o meglio dal titolare del certificato di firma digitale, sulla base di una presunzione iuris tantum circa il legittimo utilizzo del dispositivo, salvo che questi ovviamente ne possa dare prova contraria, e qui infatti abbiamo sul disconoscimento ammissibile nelle forme della querela di falso ai sensi dell'articolo 214 del Codice di procedura civile, con una inversione dell'onere della prova, cioè colui il quale disconosce la sottoscrizione dovrà dimostrare con qualunque mezzo probatorio di non aver apposto la firma digitale. Qui evidentemente la prova non sarà semplicissima, bisognerà in qualche modo dimostrare che è stato manomesso, è stato sottratto lo strumento di firma. Veniamo all'articolo 21. L'articolo 21 riguarda non tanto il tema dell'efficacia probatoria, ma quello della validità del documento, perché rinvia all'articolo 1350 del codice del codice civile, che riguarda appunto gli atti che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità. Quindi ci dice quando è previsto il requisito della nullità per un documento, in questo caso un documento informatico, qual è la condizione affinché questo requisito della forma scritta sia rispettato. In sostanza, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 1350 primo comma, numeri da 1 a 12, se li andate a vedere sono elencati una serie di atti particolari, di scritture private particolari, se fatte con documento informatico devono essere sottoscritte con firma elettronica qualificata, con firma digitale. Invece gli atti di quell'articolo 1350 numero 13, che sono tutti gli atti dove è prevista dalla legge la forma scritta a pena di nullità, sono sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ovvero formati con le ulteriori modalità di quell'articolo 20,1 bis, primo periodo, cioè le due modalità, quindi vengono qui ribadite, che abbiamo analizzato quando abbiamo parlato appunto del 20,1 bis. Quindi sostanzialmente la firma appunto elettronica avanzata qualifica o digitale, o la cosiddetta firma che segue il processo di identificazione. Veniamo all'ipotesi di copie informatiche di documenti analogici che sono prese in considerazione dall'articolo 22,1 del CAD. Qui cominciamo, diciamo,
ad analizzare norme che sono state col tempo particolarmente manipolate, fra virgolette, dal legislatore, nel senso che sono state tagliate e diciamo, rimaneggiate negli anni, soprattutto con l'ultima modifica dell'anno scorso. L'articolo 22,1 ci dice che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715, se sono formati ai sensi dell'articolo 20,1 bis primo periodo. E quindi, e qui l'esibizione e produzione di questi documenti sostituisce in pieno quella dell'originale. Quindi qui sostanzialmente la fattispecie è quella di riprodurre un documento informatico di uguale contenuto rispetto a quello analogico, cioè si vuole creare sostanzialmente una copia del tutto identica di tipo informatico rispetto al documento analogico. Ad esempio, il documento informatico elaborato in XML, una struttura base di basi dati popolata dopo indicizzazione. Questa è la definizione che viene fatta dallo stesso CAD, dall'articolo 1 lettera I bis, che ci dice appunto come il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto. Ci definisce appunto questo tipo di documento. Il successivo articolo, comma 1 bis, specifica invece la copia per immagine di documenti analogici. Quindi una copia particolare, quella appunto che sostanzialmente di regola consiste in una scansione codificata. E qui la norma ci dice che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione dei processi di processo. Quindi due sono i sistemi attraverso cui si può dare prova, efficacia, diciamo, probatoria alla copia per immagine, che sono il previo raffronto dei documenti o la certificazione di processo, su cui rinvio poi al collega Bruno. In particolare, i commi successivi dell'articolo 22 ci specificano qual è questa efficacia probatoria a seconda ovviamente di come questa conformità venga attestata. Il comma 2 ci dice che queste copie per immagine su supporto informatico, appunto di documenti formati in origine su supporto analogico, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Quindi qui vi è una, diciamo, piena efficacia probatoria analoga a quella degli originali da cui sono estratti se vi è questa attestazione di conformità da parte di un notaio o da parte di pubblico ufficiale. In caso in cui questa attestazione non venga fatta da notaio pubblico ufficiale, il comma 3 ci dice che queste copie per immagini hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratti solo se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Credo di essermi dilungato di pochi secondi, do la linea a questo punto al collega Bruno che proseguirà sulle norme del CAD. Ok, grazie Pietro. Mi sentite? Spero di sì. Allora, quanto ha appena detto il collega sulla efficacia probatoria è ripetuto sostanzialmente per le copie analogiche dei documenti informatici. Mi scusi, la sentiamo un po' piano, se può avvicinare il microfono. Grazie. Prego. Meglio. Meglio, prego. Spero che mi sentiate meglio. Sì. Cosa, dicevo appunto che l'efficacia probatoria per quanto riguarda le copie analogiche dei documenti informatici è del tutto simile a quanto detto dal collega per l'articolo 22, perché dopo tutto al comma 1 dell'articolo Scusami 23 Gaetano, una cosa, se puoi andare accanto al microfono, sulla freccia e alzare sul regola volume microfono, alzare un pochino perché l'audio è veramente poco ottimale. Ok,
il massimo. Quindi dalla freccia accanto al microfono, regola volume microfono, alzare un pochino il volume, per favore, perché... È alto almeno. Possibile che Se non mi puoi parlare un sentiate? pochino più ad alta voce, grazie. Sì, è un po' più forte la voce, sì. Ok. Stavo dicendo che l'efficacia probatoria all'articolo 23,1 delle copie analogiche di documenti informatici è del tutto similare a quanto detto dal collega precedentemente, perché è evidente che se la conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, mediante ad esempio timbro e firma, da parte del pubblico ufficiale, e c'è un'efficacia probatoria privilegiata, a differenza invece di un'efficacia senz'altro probatoria che può essere invece anche facilmente disconosciuta qualora non vi fosse appunto l'attestazione da parte del pubblico ufficiale. Per cui nel nostro ordinamento si sa del resto che tutto è incentrato riguardo appunto alla figura del pubblico ufficiale, il quale può dare questa efficacia probatoria privilegiata, può fornire questa efficacia probatoria privilegiata. Lo stesso, l'articolo 23,2 bis invece parla dell'efficacia del contrassegno appunto generato elettronicamente. È un contrassegno che è apposto ai sensi del primo periodo, insomma, del 23,21 bis, e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale. E per questa ragione non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. Quindi è senz'altro un'agevolazione importante nel rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Ma cos'è il contrassegno elettronico? Un contrassegno elettronico non è altro che una sequenza di bit che poi, dopo tutto, un po' tutti quanti noi conosciamo, con il QR code, ad esempio, è codificata mediante una tecnica grafica e dona a rappresentare un documento amministrativo informatico. E a tutti gli effetti di legge, il contrassegno elettronico sostituisce la sottoscrizione autografa. E poi, ovviamente, come stavo dicendo prima, l'uso del contrassegno soddisfa la specifica esigenza in cui la copia analogica viene prodotta in via telematica su postazione della PA, non presidiata, per esempio, ed è usata da parte del cittadino nei suoi confronti nei rapporti con il soggetto, con il pubblico. Ora, non assicura di per sé la corrispondenza della copia analogica al documento originale contenuto nel contrassegno stesso, però è evidentemente sempre possibile effettuarne una verifica di corrispondenza. Esistono varie tecnologie per cui è possibile ma vari modelli di contrassegno elettronico che conosciamo, che poi anche sul nostro titolino, sulla gazzetta ufficiale e su tanti altri documenti vengono apposti, possono essere apposti i contrassegni elettronici con la validità appunto di cui parlavo poc'anzi. Questo succede invece per ciò che attiene ai duplicati, alle copie e agli estratti informatici di documenti informatici. Qui abbiamo i duplicati informatici hanno il medesimo valore, innanzitutto il medesimo valore del documento originale, purché ovviamente siano prodotti in conformità alle regole tecniche di cui l'articolo 71. Quindi sostanzialmente bisogna seguire poi due metodi attraverso i quali è possibile dare questa efficacia probatoria all'originale. Cioè sostanzialmente abbiamo evidentemente sempre la figura dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, oppure diversamente la conformità può essere espressamente disconosciuta. Questo per ciò che attiene appunto alle copie e agli estratti informatici. Per quanto invece attiene ai documenti amministrativi informatici, quindi al 23-FER come una bis, lo strumento sostanzialmente è lo stesso di cui si parlava nel 22. Esistono due metodi, o previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo. Cioè, sostanzialmente il documento analogico può essere considerato attendibile rispetto al documento informatico originale da cui è tratto, qualora evidentemente esiste un
un raffronto tra il documento analogico e il documento informatico. Quando questo è eseguito, per esempio, dal notaio o con dell'ufficiale, oppure ancora attraverso le certificazioni di processo, ovvero cioè sostanzialmente individuando tutte le fasi che compongono l'attività di processo di scansione, quando queste vengono certificate, vengono descritte, standardizzate, questa è un'ipotesi di lavoro, il notaio pubblico ufficiale può evidentemente consentire capisco che c'è qualcosa che non va forse nel suono oppure nel quanto sto dicendo. Non mi sentite? Gaetano, no, Evidentemente. purtroppo l'audio è un po' migliorato, leggermente migliorato, ma purtroppo è stato sempre difficile seguire da tutte, l'avrei visto da tutti i commenti. Qualcuno suggeriva anche magari di spostarti dal collega per continuare, che hanno difficoltà a sentire le persone, magari dall'altra Mi postazione, dispiace, purtroppo. no, non potrei. Posso chiudere, vabbè, posso ugualmente chiudere se riuscite comunque ugualmente a sentirmi sostanzialmente l'intervento oppure È assolutamente un po' faticoso, ecco. Io personalmente ma ti sento abbastanza, ma dicono che appunto è quasi incomprensibile. Io mi sono attaccata le cuffie alle orecchie, allora sento un pochino meglio. Però è proprio disturbato il suono, mi spiace. Ho capito, va bene, allora passo all'altro relatore, evidentemente. Senti, allora, no, 2 minuti solo per le domande che sono giunte nel frattempo. Non so chi di Sì, va voi due voglia bene. rispondere. Allora, la prima domanda di Francesco Napoli chiede se sono previste deleghe per la firma digitale in caso di necessità o se invece l'uso di firma digitale in condivisione tra persone ovviamente autorizzate legittimamente. Sì, Volete eccomi, stavo rispondendo Sì, via chat. Comunque, sì, la delega è sicuramente possibile all'interno dell'organizzazione a cui appartiene, insomma, il funzionario che immagino abbia fatto la richiesta, purché il titolare del potere di firma deleghi diciamo, un altro funzionario a farlo. Quindi questo sicuramente sì. Mentre per quanto riguarda l'altra domanda sulla struttura sanitaria, in via a quanto già ho detto, quindi la scansione per fare piena prova deve essere autenticata da notaio pubblico ufficiale, anche se diciamo, il servizio è affidato in outsourcing. In alternativa si può aspettare, non penso tempi lunghissimi, che venga previsto tramite sempre le regole tecniche di Agid dei sistemi di certificazione di processo che consentono anche a scansioni molto voluminose di avere piena prova di dare piena efficacia probatoria alle scansioni se si seguono le regole della certificazione di processo. D'accordo? Allora, Francesco Napoli e Giuseppe Lamannucci, che erano gli autori delle domande, sono soddisfatti? Penso di sì. Nel frattempo una domandina brevissima da parte mia. Credo che abbiate fatto un riferimento prima alla copia, a quella che si chiama copia conforme, cioè quella che deve essere autorizzata da un pubblico ufficiale, deve essere comunque firmata. Allora, nel caso in cui mi viene in mente, nel caso in cui non ci sia un pubblico ufficiale all'interno di un'amministrazione, comunque ecco, che cosa avviene? Il pubblico ufficiale di fatto Ci deve essere sempre. ovviamente Cioè, ci possono essere dei tipi di deleghe all'interno, sì. cioè il vertice di un'amministrazione può delegare anche altre persone? Sì, questo lo Certo, confermo. certamente. Ok. Scusa, non ho sentito, manco Sì, io. no, siamo d'accordo sia io che Gaetano, ecco, aderivo Ah, alla ok, risposta di Gaetano. confermo. No, ho sentito confesso, No, scusate. Va non bene. mi Allora confesso da molto. possiamo. No.
possiamo andare avanti, vi ringrazio molto e mi spiace per la questione tecnica, possiamo andare avanti adesso passando invece a questioni più dal giuridico all'archivistico, cioè gli strumenti passiamo a titolario, fascicolazione e conservazione. Ne parliamo appunto, come detto, con Stefania Pierzanti, che invito a collegarsi, puoi aprire la webcam. Buongiorno, Stefania Pierzanti della Direzione Generale degli Archivi del DAC, come detto. Buongiorno e buon webinar. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, io mi ha presentato, sono Stefania Pierzanti, lavoro in Direzione Generale degli Archivi, che è un ufficio centrale del Ministero dei Beni Culturali. Mi è stato chiesto di parlarvi di strumenti di gestione documentale, in particolare titolario, massimario, e in 20 minuti spero di riuscire a darvi quantomeno il senso dell'importanza dell'utilizzo di questi strumenti, anche qualche indicazione su come si possono costruire, eccetera. Vi volevo dare conto anche un po', ma anche per contestualizzare questo intervento, del titolo che ho scelto, che è un titolo che in qualche modo rispecchia il nostro punto di vista, cioè il punto di vista del Ministero dei Beni Culturali, cioè gestire il presente per garantire il futuro. E ve lo contestualizzo citandovi un noto archivista che agli archivisti è conosciuto e che ha espresso un concetto che è diventato ormai celeberrimo, ovvero che le fonti documentarie per la storia nascono e si difendono nell'archivio informazione. Gli archivisti lo conoscono, chi non è archivista forse un po' meno, ma diciamo che è un principio che ancora si può applicare a quella che oggi chiamiamo gestione documentale per una serie di motivi di carattere proprio tecnico-scientifico e anche di carattere normativo. Che cos'è quindi la gestione documentale? La gestione documentale, sappiamo ovviamente che tutte le pubbliche amministrazioni o comunque tutti gli enti, anche le aziende, anche noi stessi produciamo documenti. I documenti che si sente? I documenti che si producono e si ricevono durante le attività che si fanno, naturalmente si devono gestire, perché un archivio non è una collezione, non è una biblioteca. Tra un documento e l'altro esistono dei legami che vanno evidenziati affinché questi documenti possano essere efficaci. Quindi per gestione documentale potremmo dire molto semplicemente che è l'insieme delle attività per una efficiente ed efficace organizzazione dell'archivio, perché naturalmente sono necessari insomma una serie di accorgimenti. A cosa serve la gestione documentale? Serve per una pubblica, guardando appunto insomma con un occhio privilegiato alla pubblica amministrazione, serve per una serie di finalità giuridico-amministrative. Il collega che ha parlato prima di me vi ha raccontato del valore probatorio dei documenti informatici. Quindi i documenti per una pubblica amministrazione sono, diciamo, il prodotto della sua attività e sono, diciamo, l'elemento che consente a questa pubblica amministrazione di lavorare e di produrre, diciamo, gli effetti della sua attività. Servono anche al funzionamento stesso del soggetto, quindi se io per poter lavorare ho bisogno di poter consultare questi documenti, ho bisogno di poterli ritrovare, serve anche per garantire l'accesso sia appunto di carattere interno sia di carattere esterno, perché naturalmente i cittadini hanno il diritto di accedere ai documenti che noi produciamo per poter diciamo salvaguardare i propri diritti. La gestione documentale indica poi tra l'altro tutta una serie di attività che sono finalizzate alla conservazione dei documenti. Anche in questo caso conservazione si intende, diciamo, per utilizzo di carattere amministrativo, ma e soprattutto questo è il nostro punto di vista privilegiato, per ragioni di carattere storico.
Per poter attuare una corretta gestione documentale è necessario, diciamo, anzitutto conoscere la normativa. Vi ho messo veramente proprio il minimo sindacale di norme che vanno tenute ovviamente in considerazione. La legge 24190 sul procedimento amministrativo, il DPR 445/2000 sul documento amministrativo, il codice dell'amministrazione digitale, le regole tecniche allegate e le future poi linee guida. Una, diciamo, forse una norma che non tutti tengono, diciamo, ricordano, diciamo, in prima battuta è il codice dei beni culturali. Mentre le norme che vi ho citato prima in qualche modo ci danno delle indicazioni abbastanza precise su come si attua questa gestione documentale, il codice dei beni culturali non ci dice come va attuata la gestione documentale, quindi quali strumenti usare, eccetera. Dà in qualche modo per scontati o comunque delega a leggi, diciamo, specifiche il compito di individuarli. Il codice dei beni culturali in realtà ci dice qual è il principio che noi, diciamo, il risultato che noi dobbiamo raggiungere, perché in particolare gli archivi della pubblica amministrazione sono beni culturali e sono beni culturali fin dall'origine, quindi il Ministero dei Beni Culturali che esercita la tutela su questi archivi non la esercita soltanto sugli archivi storici, quindi gli archivi che sono gli archivi, diciamo, antichi, gli archivi che sono conservati negli archivi di Stato, all'archivio centrale dello Stato. La nostra tutela si esercita anche sugli archivi informazione, è per questo che la frase dell'archivista che vi ho citato prima diciamo torna d'attualità, perché naturalmente per poter garantire la conservazione attuale ma soprattutto futura, quindi garantire che gli archivi storici esistano e che gli archivi storici siano consultabili, è necessario che questi archivi siano correttamente gestiti. Oltre ovviamente a conoscere la normativa, è necessario conoscere gli strumenti di gestione archivistica, in particolare appunto il piano di conservazione, al quale andrebbe legato il piano di fascicolazione. Il piano di conservazione, aggiungiamo, ma non ve ne parlerò, il manuale di gestione. Si tratta di strumenti in realtà che la nostra disciplina ha elaborato già da moltissimi anni, ma che in qualche modo sono stati riconosciuti dalla normativa attuale, quindi diciamo non è la normativa, sono obbligatori. Piano di fascicolazione, piano di classificazione e piano di conservazione sono obbligatori per legge, ma non lo sono perché ce lo dice la legge, lo sono perché ci aiutano a gestire correttamente gli archivi. La centralità di questi, diciamo, di questi strumenti è stata appunto evidenziata dalla normativa, in particolare gli articoli 50, 56 e 68, tanto per farvi degli esempi, del DPR 445/2000. In cui appunto si dice che ogni amministrazione deve individuare i criteri uniformi di classificazione, le operazioni di registrazione e segnatura o nonché le operazioni di classificazione sono elementi necessari e sufficienti alla tenuta del sistema di gestione documentale, il piano di conservazione degli archivi deve essere ogni amministrazione deve avere un piano di conservazione degli archivi integrato al sistema di classificazione. Per quanto riguarda la fascicolazione, il piano di fascicolazione in generale, la fascicolazione, la norma, in particolare il 445/2000, non ci dice che cos'è, come si formano i fascicoli, cosa sono, eccetera, ma li dà per scontati perché li cita ovviamente in continuazione. Vi faccio un esempio per tutti, articolo 64, in cui appunto si dice che le amministrazioni determinano autonomamente, in modo coordinato, per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti. Quindi vi dicono che le amministrazioni devono formare dei fascicoli affinché possa essere portato avanti il procedimento.
Quindi cominciamo a questo punto dalla classificazione. Che cos'è la classificazione? Io ho preso tra le tante, ovviamente, definizioni archivistiche, quella contenuta nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 99, in cui appunto definisce la classificazione uno schema generale di voci logiche articolate in modo gerarchico e stabilite in modo uniforme che identificano funzioni e attività dell'ente. Comprendere diciamo appieno questa definizione è importante perché diciamo la classificazione poi si realizza materialmente nella redazione di un piano di classificazione che contiene appunto diciamo delle voci astratte articolate in maniera gerarchica che rappresentano quello che fa l'ente e come lo fa. Quindi quello che l'ente dovrebbe fare o potrebbe fare non corrisponde all'organizzazione dell'ufficio, cioè non esiste una voce di classificazione per il mio ufficio, per la mia scrivania, eccetera. È un oggetto ideale che poi andrà riempito di cose concrete. La classificazione ha per finalità intanto principale quella di assegnare a ciascun documento il suo posto nell'archivio fin dal momento della formazione, assicurare la corretta sedimentazione dei documenti e il loro reperimento e insieme alla fascicolazione rende evidente il legame tra i documenti perché appunto dicevamo i documenti archivistici si sedimentano diciamo, in maniera naturale ma sono legati l'uno all'altro per poter essere comprensibili da dei legami precisi. La fascicolazione è un momento diciamo in qualche modo successivo, mentre la classificazione rappresenta uno schema generale di voci astratte che individua le funzioni dell'ente e le relative attività, la fascicolazione rappresenta degli atti concreti. Quindi possiamo avere fascicoli per procedimento per persona, ma rappresenta proprio il modo in cui quella funzione e quelle attività si sono concretizzate nell'attività dell'ente. Naturalmente il piano di fascicolazione deve essere legato al piano di classificazione perché diciamo le singole voci di classificazione vanno poi articolate in fascicoli ben definiti. Che cos'è un fascicolo? Un fascicolo può essere considerato genericamente un'aggregazione di documenti ordinati cronologicamente relativi all'interno del fascicolo ovviamente, relativi allo stesso procedimento o alla stessa persona o alla stessa affare. All'interno di un ufficio le aggregazioni possono essere diverse, le aggregazioni che vengono fatte tra documenti che hanno la stessa forma o la stessa provenienza ma un diverso contenuto, per esempio il repertorio dei decreti, questi hanno una organizzazione cronologica, inizio all'inizio dell'anno, decreto numero 1 in cui, che ne so, conferisco un incarico a tale persona e proseguo magari con altri argomenti, con altri contenuti fino alla fine. Il fascicolo invece è una sequenza logica che si può riferire a uno stesso affare o a uno stesso procedimento ed è caratterizzato dal fatto che all'interno del fascicolo esistono documenti che hanno la stessa classificazione. Quindi possiamo diciamo, dire le tipologie di di fascicoli, potremmo avere quelli per procedimento, ovvero documenti legati tra di loro dal fatto di avere la stessa classifica, cioè lo stesso genere di attività che si apre all'avvio del procedimento e si chiude alla sua conclusione con l'emissione di un provvedimento finale. Oppure il fascicolo di persona, che può essere fisico o giuridico, che può avere al suo interno anche una classifiche diverse e che dura, diciamo, non dura un anno o il tempo del procedimento, dura ovviamente il tempo che la persona, nel caso per esempio del personale, che la persona ha lavorato in quell'ufficio.
Un altro strumento di gestione documentale è appunto il piano di conservazione. Il piano di conservazione abbiamo detto che è stato, che appunto è individuato dall'articolo 68 del 445/2000, che dice appunto che le amministrazioni devono avere un piano di conservazione legato al piano di classificazione, deve essere integrato al sistema di classificazione. Sempre l'articolo 68 recita che deve contenere i criteri di selezione periodica e conservazione permanente dei documenti, e qui entriamo appunto nella, diciamo, nel nostro settore, no? La conservazione permanente viene fatta per finalità essenzialmente di carattere storico. Un piano di conservazione quindi è un, diciamo, una struttura che definisce i tempi di conservazione dei documenti in un archivio, che possono essere illimitati ovviamente per quei documenti che hanno un prevalente interesse storico, oppure limitati per quei documenti che hanno invece prevalentemente un interesse amministrativo. La redazione di un piano di conservazione serve ovviamente per discriminare queste due tipologie di documenti e consentire ovviamente alle amministrazioni di procedere agli scarti periodici, perché naturalmente sappiamo che non possiamo conservare tutto e quindi è necessario ogni tanto procedere allo scarto. Lo scarto, ricordo, che deve essere autorizzato dal nostro Ministero o dalle sovrintendenze archivistiche e bibliografiche qualora si tratti di documentazione prodotta dagli enti pubblici, o dalla Direzione Generale Archivi qualora si tratti di documentazione prodotta dagli uffici dello Stato. Come, due parole su come elaborarli, facciamo proprio una cosa molto veloce. È un'operazione molto complessa, molto articolata, che necessita di competenze di vario genere. Da un lato le competenze nostre, del nostro Ministero, che ovviamente conosce la normativa di tutela, può mettere a frutto esperienze anche pregresse con altri enti, concorre anche la conoscenza da parte degli stessi enti, che sanno, ovviamente conoscono i propri iter procedimentali, conoscono la struttura dei propri uffici, e quindi diciamo che l'ipotesi più auspicabile è quella in cui noi e gli enti stessi costituiscano, diciamo, dei gruppi di lavoro, come è successo e sono stati, diciamo, gli esempi più significativi, in cui insieme si procede alla redazione appunto di questi strumenti. Per quanto riguarda il piano di classificazione, ovviamente è necessario conoscere le funzioni e le attività dell'ente, quindi cosa fa l'ente, qual è la sua missione, in che modo deve raggiungere i propri obiettivi, e per fare questo naturalmente ci dobbiamo appoggiare necessariamente alla normativa e ai regolamenti che li istituiscono. Il titolario o un piano di classificazione è appunto uno strumento che ha una struttura logica, normalmente viene articolato in una struttura che va dal generale al particolare. I livelli di classificazione non dovrebbero essere più di tre, perché è uno strumento complesso ma non deve diventare complicato, e soprattutto appunto il Ministero dei Beni Culturali può fornire assistenza tecnico-scientifica alla redazione di questo strumento. Per quanto riguarda il piano di conservazione, in maniera molto semplice, partendo dal titolario, dal piano di classificazione, dovremmo individuare da un lato la documentazione che riteniamo a conservazione limitata, quella che riteniamo esemplare per comprendere l'attività dell'ente tra 50, 100, 200, 1000 anni, insomma. E questa sono la documentazione che poi sarà destinata ad essere conservata dai nostri archivi storici. Una volta individuati questa tipologia documentaria, si può passare a individuare la documentazione a conservazione limitata, per la quale ovviamente ci sono utili conoscere la normativa, la durata amministrativa di determinate tipologie di documenti. Anche in questo caso ovviamente il Ministero dei Beni Culturali può offrire assistenza in questo senso. In particolare, tra l'altro, noi approviamo i piani di conservazione degli uffici dello Stato, quindi prima di poter essere adottati da un ufficio statale devono essere necessariamente approvati da noi. Vi segnalo
visto che vi ho accennato, il sito della Direzione Generale degli Archivi, dove si possono trovare nell'apposita sezione progetti di tutela degli esempi appunto, del lavoro svolto dai gruppi di lavoro sulla redazione di piani di classificazione e piani di conservazione, delle informazioni utili da conoscere nell'utilizzo di questi elementi, nonché appunto i siti internet delle soprintendenze o degli archivi di Stato, che di solito appunto hanno informazioni che possono essere, anzi che sono importanti e che possono aiutare gli enti a svolgere questo lavoro che comunque è delicato e richiede sicuramente una molta attenzione. Grazie. Fantastico, il tempo giusto che ci hai messo per raccontarci di moltissimi appunto strumenti, sei stata nei tempi molto sintetica. A molte domande che sono pervenute nel frattempo hanno già risposto altri relatori, in particolare mi sembra Ilaria, e ne sono rimaste alcune, ad esempio appunto una interessante forse anche per tutti quanti è quella se sono previste sanzioni e quali sanzioni sono previste se è disattesa la corretta e rigorosa gestione documentale. Ti lascio la parola risposta Ilaria, scusa Stefania, anche se ovviamente la so, ma te la lascio volentieri. Allora, la questione sanzioni che in realtà, allora, intanto il codice prevede delle sanzioni, io devo fare riferimento al codice dei beni culturali, nel senso che noi la tutela la esercitiamo attraverso quello, quindi per me è quello diciamo, il faro. Il codice prevede ovviamente delle sanzioni in caso di inadempienza a diversi articoli del codice. Nel momento in cui il codice dei beni culturali dice gli archivi, le pubbliche amministrazioni devono ordinare gli archivi, conservarli correttamente, eccetera, eccetera, naturalmente non fare quello comporta una violazione del codice e quindi comporta una sanzione. Sulla quantificazione e sulla effettiva possibilità di erogare queste sanzioni, la situazione è un po' complessa perché gli uffici statali e gli uffici non statali sono moltissimi. Diciamo che un po', come dire, deve poter valere da un lato, ripeto, perché comunque il regime sanzionatorio è limitato, insomma, ha i suoi limiti, nel senso che poi il problema è se un'amministrazione, al di là della sanzione vera e propria, se un'amministrazione pubblica non conserva correttamente i propri archivi, non li ordina, quindi se un cittadino fa una richiesta non riesce a trovare un documento, o se io devo emanare un provvedimento non riesco a ricostruire l'iter procedimentale, l'istruttoria perché non ho i documenti, come dire, lì che facciamo? Cioè, la pubblica amministrazione è venuta meno a uno dei principi che la regge, è venuta meno ad uno dei suoi obiettivi. Quindi non funziona, cioè io la metterei più, poi certo io il soprintendente nel caso degli enti pubblici o le commissioni di sorveglianza possono andare negli uffici statali, ne hanno facoltà perché il codice lo prevede, di andare a sanzionare, di verificare che non è stato, c'è cioè anche addirittura provvedimenti penali. Però insomma io penso che debba giocare di più l'aspetto, come dire, preventivo, nel senso che poi se vogliamo funzionare come pubblica amministrazione, sia per noi, cioè io devo lavorare, ho bisogno dei documenti, ho bisogno che questi documenti siano rintracciabili e tracciabili, sia nei confronti di quelli che poi sono i nostri, insomma, proprio datori di lavoro, che sono i cittadini, insomma, Grazie credo. Stefania, ci Prego. sarebbero altre domande, però vedo che il tempo è veramente pochissimo, quindi Stefania, se per caso riuscissi a rispondere tu direttamente in chat potrebbe Sì. essere utile, altrimenti vediamo alla fine se riusciamo a recuperare le altre. Do la parola subito. Devo rispondere ora o poi si può rispondere anche in un secondo momento? Riesci a rispondere ora nella chat pubblica alle domande che sono state Ah, poste, ok. noi le abbiamo Va bene. selezionate, ma...
se puoi, altrimenti poi vediamo come organizzarle in un secondo tempo. Vado avanti con l'intervento di Ilaria e quindi la presentazione dell'esperienza della Regione Toscana. Buongiorno Ilaria, ti lascio la parola. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate e che non ci siano problemi appunto di audio. Io vi racconto un'esperienza ormai più che ventennale nella nostra amministrazione, dove sul sistema di gestione documentale, sugli archivi, sul trattamento dei documenti sono state fatte effettivamente numerose cose, con numerose iniziative e diversi progetti che hanno portato all'attuazione della normativa e anche a un trattamento corretto su diversi fronti e molto stiamo ancora naturalmente facendo perché ancora molto c'è da fare. Ho provato a partire fin dall'inizio per riepilogare un po' per tutti appunto come abbiamo proceduto. Fin proprio dall'inizio le regioni sono amministrazioni relativamente giovani rispetto ad altre, ma e quindi sono anche ancora mobili, soprattutto con le varie riforme dal punto di vista delle funzioni che gli sono state attribuite. Sappiamo, l'ha spiegato benissimo Stefania un attimo fa, quanto le competenze e le funzioni attribuite ad una amministrazione siano importanti, anche nel riflesso che hanno naturalmente sulla produzione documentaria. Quindi Regione Toscana, come vedete dalla prima slide, è articolata in due grandi aree organizzative omogenee, ovviamente quella della Giunta e quella del Consiglio regionale. Io parlerò dei progetti e delle modalità di trattamento della Giunta regionale che si riflettono poi anche sulle modalità operative del Consiglio, ma i due soggetti, come probabilmente più sanno, sono autonomi. E quindi diciamo, la Giunta interviene sulla propria documentazione. Molto importante è stato diciamo, l'inizio in cui noi avevamo così nello spirito dell'amministrazione una forte spinta al passaggio dall'analogico al digitale, scelte importanti, anche se è subito fatto una forte infrastrutturazione tecnologica che è servita moltissimo anche naturalmente a noi archivisti ad impostare bene poi tutte le attività. E l'altra cosa importante, anche perché ho visto che qualche collega ha inviato delle domande su questo tema, è stato il ruolo proprio della competenza archivistica, che è stato riconosciuto come centrale fin dall'inizio, con una fortissima collaborazione con le competenze informatiche e anche con quelle giuridiche. Questo ovviamente ci ha dato qualche vantaggio poi nella fase realizzativa. Fin dall'inizio si è deciso di aprire per l'area organizzativa omogenea un indirizzo di posta elettronica certificato da integrare con il protocollo e ne vedremo dopo le conseguenze. È stato nominato un responsabile della gestione documentale, come poi l'ha chiamato la nuova normativa, cioè il servizio 445/2000 che all'articolo 61 veniva individuato, attribuito appunto a una figura con competenze archivistiche e poi appunto la realizzazione degli altri sistemi di trattamento a cui farò riferimento poco dopo. Nella prima fase, diciamo, tra i primi anni 2000, all'incirca fine anni 90, primi anni 2000, è stato introdotto il protocollo informatico, sono stati eliminati i protocolli di settore, come diceva la legge, e che ancora vivevano nella nostra amministrazione, vivacchiavano in alcuni punti della nostra amministrazione, concentrando tutte le protocollazioni su un unico sistema. E poi man mano abbiamo creato dei gruppi di lavoro con competenze appunto miste, per dare delle regole di formazione e di trattamento dei documenti in generale e soprattutto sempre di più dei documenti digitali. Abbiamo lavorato, e la stessa cosa poi per l'uso, quando abbiamo introdotto la firma digitale, l'uso della firma digitale, su che cosa utilizzarla, come utilizzarla e gli strumenti, sono stati messi a disposizione dei colleghi gli strumenti, ed infine per fare poi un riferimento, e anche a questi gruppi tecnici, ecco, ho partecipato sempre anche io come archivista, apparentemente tecnici, diciamo. Mentre poi, appunto, come archivio abbiamo coordinato il grande progetto di realizzazione del piano di classificazione generale per tutta l'amministrazione, lavorando su tutte le funzioni che la regione ricopre. E ovviamente poi interfacciandoci con i vari uffici. Un progetto che ha portato alla realizzazione del piano di classificazione proprio secondo un po' le modalità
modalità che diceva Stefania poco fa, perché abbiamo partecipato anche al gruppo nazionale delle regioni che ha stabilito uno standard regionale da cui noi siamo partiti. Tutto questo ha visto un'attività di formazione continua sui nostri colleghi, che anche ancora oggi appunto è abbastanza vivace. In questo periodo ad esempio facciamo incontri con tutti i nostri dirigenti e abbiamo non solo prodotto man mano atti e circolari, diffuso diciamo, i sistemi, ma anche il raggiungimento ad esempio di alcuni obiettivi come la dematerializzazione dei documenti è stato posto per alcuni anni come obiettivo dirigenziale. Questo ha significato naturalmente in alcuni casi obtorto collo, ma in altri invece con il favore dei dirigenti aiutare appunto le strutture proprio ad utilizzare nuovi strumenti, a capirne il significato. Il primo grande progetto su cui abbiamo lavorato ha riguardato proprio quello della protocollazione delle comunicazioni digitali, dei documenti digitali, il progetto InterPro, che ormai vive da una decina di anni all'incirca, attraverso il quale è stata creata un'infrastruttura di comunicazione e di scambio di documenti digitali fra tutte le tipologie di soggetti possibili, in maniera appunto interoperabile, cioè ci siamo servite di delle regole che ha dato Agid o chi prima di Agid, insomma, attraverso l'uso della segnatura XML, attraverso l'infrastruttura di cooperazione applicativa e quindi regole che sono e sistemi che sono tecnologici e che sono anche però significativi dal punto di vista del trattamento archivistico, per riuscire a comunicare in maniera agile e semiautomatica con la pubblica amministrazione, vedete, della comunità regionale, quindi tutti gli enti sul territorio regionale che comunicano tra loro ancora oggi non attraverso la posta elettronica certificata ma attraverso il sistema di cooperazione applicativa in interoperabilità proprio da un software di protocollo ad un altro software di protocollo. Attraverso invece l'uso della segnatura XML, l'attribuzione della segnatura XML alle comunicazioni che viaggiavano tramite PEC, abbiamo realizzato l'interoperabilità con la pubblica amministrazione del territorio nazionale ed infine abbiamo cercato fin dall'inizio di intervenire anche, le norme sono andate nel frattempo avanti naturalmente, ma allora non c'era ancora l'obbligo ad esempio della PEC per le aziende e quindi abbiamo cercato di rendere possibile l'uso del documento digitale delle comunicazioni telematiche anche ai privati, aziende o privati cittadini. Nel frattempo, anche tramite questo progetto abbiamo cercato sempre di scrivere delle regole che fossero condivise con gli enti regionali, con gli enti, abbiamo suggerito ai cittadini un comportamento quando ci entriamo in comunicazione. Sì, il collega Ambrosio scrive in chat se l'interoperabilità avviene anche con le scuole. Le scuole hanno preferito utilizzare diciamo, la posta elettronica certificata e in questo senso laddove la scuola ha un sistema interoperabile utilizza la PEC con segnatura, ovviamente siamo come tutti interoperabili, ma abbiamo poi dei sistemi cui farò riferimento alla fine, dei sistemi verticali di trattamento di alcune pratiche particolari con le scuole che ci vedono appunto interoperare attraverso questi sistemi anch'essi che viaggiano sulla infrastruttura di cooperazione applicativa. È vero che le scuole sono un po' indietro rispetto ad altri soggetti. Questo è un disegnino che riassume un po' l'architettura di InterPro, dove all'interno del rettangolo tratteggiato diciamo, è il territorio, intendiamo i soggetti del territorio che insistono sul territorio regionale, quindi la comunicazione attraverso l'SPC COP delle pubbliche amministrazioni e servendoci dell'SPC COP usciamo anche attraverso la PEC verso l'altra pubblica amministrazione che non sia gli enti locali del territorio regionale, i cittadini, le aziende e utilizziamo di nuovo la cooperazione applicativa, come dicevo poco fa, per far comunicare pacchetti di informazioni attraverso i sistemi web specializzati su alcune procedure, ad esempio quelle appunto che riguardano le scuole, gli enti di formazione ed altri.
Velocissimamente vediamo un attimo i servizi dell'infrastruttura, quindi viaggiano documenti digitali, consegnatura, abbiamo tutte le notifiche offerte dalla cooperazione applicativa che offre anche la PEC naturalmente, in più ogni volta viene comunicato anche al cittadino la ricevuta di avvenuta protocollazione con il numero di protocollo che noi abbiamo dato e gestiamo per tutto il territorio un indirizzario dei domicili elettronici dichiarati dal cittadino. L'utilizzo di Interpro, ho lasciato volutamente una vecchia slide che ci dà dal nostro sistema di monitoraggio che ci dice che in pochissimi anni, in soli 3 anni, i numeri erano aumentati esponenzialmente e lo sono ancora di più oggi. Questa è l'interfaccia che ho messo, qual è la soluzione che abbiamo trovato per i cittadini, mentre appunto per la pubblica amministrazione operiamo in interoperabilità di protocollo tramite PEC, per i cittadini che non fossero ancora dotati di PEC abbiamo realizzato un semplice interfaccia con il sistema di protocollo, diciamo un sistema web che permette al cittadino, vedete sul lato sinistro della slide, di scrivere non solo alla regione ma a tutte le province toscane, comuni, all'unione dei comuni, alle aziende sanitarie eccetera, a chi almeno ha voluto partecipare del progetto, e poteva essere utilizzato da privati cittadini, da associazioni e da liberi professionisti, molti liberi professionisti ancora lo utilizzano in sostituzione della PEC e si accede, vedete, tramite login con CNS o anche con SPID, man mano ovviamente aggiorniamo man mano che la normativa ovviamente si modifica e va avanti. Questa è l'interfaccia che il cittadino si trova, è un'interfaccia semplicissima naturalmente, in cui scrive, in cui dice a chi sta scrivendo, seleziona il suo destinatario, scendono da ogni tab ovviamente delle finestrine con l'elenco dei comuni. L'altra cosa che riteniamo significativa è che quando il cittadino va a fare l'upload del documento, sceglie il file che deve allegare a questa comunicazione, noi diamo indicazioni al cittadino di quali sono i formati che può utilizzare e addirittura gli trasformiamo eventualmente un file in un PDFA e glielo mostriamo per dirgli appunto guarda, devi essere certo del fatto che questo è il documento che stai spedendo. Restituiamo come vedete il numero di protocollo al cittadino che può vedere sempre quando è stato protocollato e la data di protocollazione. Nello stesso tempo abbiamo avuto il problema, devo un po' sveltirmi, mi sono traccheggiata, evidentemente vedo che va avanti l'orario, abbiamo pensato come possiamo fare, cosa mettere a disposizione dei nostri colleghi perché possano utilizzare facilmente la PEC e gli strumenti di invio verso appunto gli altri soggetti utilizzando documenti digitali piuttosto che interfacciarsi direttamente con la PEC, con il protocollo. E allora abbiamo realizzato un sistemino che abbiamo chiamato GESCOR, gestione corrispondenza, in cui di nuovo i nostri colleghi, vedete qui ad esempio l'elenco di ho messo una schermata della corrispondenza in partenza di un settore, oppure la schermata, diciamo, della visualizzazione della corrispondenza in arrivo. Cioè abbiamo fatto un'interfaccia attraverso il quale i colleghi inviano documenti digitali, li sottopongono in automatico alla firma del dirigente o di chi deve firmare, il documento viene firmato e in automatico il documento prende un numero di protocollo e viene inviato. Da questo stesso sistema, come vedete da questa interfaccia, i nostri colleghi possono visualizzare ciò che ricevono protocollato dall'ufficio protocollo. Quindi un modo per far usare, questo ci ha garantito naturalmente anche che abbiamo potuto stabilire delle regole, scrivere a tutte le amministrazioni che sono su IPA tramite PEC, scrivere a tutti gli interoperabili, usare solo certi tipi di formati e così via. Quindi abbiamo usato gli strumenti per dare delle regole più precise. Dal punto di vista più archivistico, facendo riferimento alle cose che diceva poco fa Stefani, appunto, abbiamo elaborato, come dicevo, piano di classificazione, piano di fascicolazione che è ancora in corso e un piano di conservazione, ho messo i nomi dei progetti. Infine i regolamenti manuali di gestione che abbiamo deciso di spacchettare in tanti disciplinari perché fossero più facilmente leggibili e anche riferibili a
figure diverse all'interno dell'amministrazione, con un ultimo che è l'attuazione del GDPR sul fronte archivistico. Queste sono le interfacce di Linneo, su cui non mi soffermo, è un software che ci consente di gestire tutti questi strumenti archivistici, di gestirli anche con un'interfaccia che riguarda i nostri colleghi, i quali ci chiedono sui nostri sistemi, ad esempio sul piano di classificazione, di fare delle modifiche, delle integrazioni, delle correzioni e così via, e attraverso il quale si disegna il piano di fascicolazione che è a disposizione di tutti, e il sistema Linneo è anche questo interoperabile con i nostri sistemi di produzione documentale, perché stiamo imponendo, questo è un po' faticoso devo dire, ma abbiamo capito che stanno capendo, abbiamo imposto la classificazione ad esempio su tutti i sistemi di produzione documentale, non solo quello trasversale, perché da noi il sistema di gestione documentale è un sistema distribuito, appunto, cioè ci serviamo molto dell'interoperabilità, e quindi molti uffici hanno dei sistemi specializzati di filiera che producono documenti, che si interfacciano se necessario con il protocollo per protocollare le comunicazioni, si interfacciano con l'Inneo per avere la classificazione necessaria e la tipologia di fascicolo cui faceva riferimento poco fa all'intervento precedente, e quindi in questo modo diciamo si crea un sistema di gestione documentale complesso che ho provato a riassumere nella slide ultima, che magari no, su cui non mi soffermo, ma insomma i punti fondamentali sono la parte centrale più colorata, dove vedete sono diciamo i sistemi proprio dell'archivio, la gestione dell'archivio dei documenti digitali che si interfaccia con l'esterno sulla sinistra, e intorno tutti i diversi sistemi di produzione documentale che sono integrati tra di loro. Grazie. Penso di aver finito con... Grazie, Ivana. Grazie Alessandra Cornelli. Grazie davvero, io siccome sei stata perfetta con i tempi, solo che ahimè ci sono sempre pochi minuti per le domande che rimanderei a questo punto alla fine, poi Ilaria ti chiederei se nel frattempo, mentre invito Alessandro per l'esperienza del MEF a intervenire, se eventualmente puoi rispondere ancora in chat anche tu, così guadagniamo, certo, solo per chat. Guadagnare tempo, vi chiedo scusa, ma appunto domande tante, interessanti, tanti complimenti da tutti, ma il tempo è purtroppo poco. Buongiorno, c'è scritto Stefania Versanti, ma è Alessandro, che ci racconterà. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, spero che mi sentiate perfettamente. Io volevo raccontarvi un po' l'esperienza che stiamo facendo in uno dei dipartimenti del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto attiene a una fase piuttosto delicata, che è quella del passaggio da un sistema di protocollo informatico a un sistema di gestione documentale. Parto illustrandovi brevemente qual è l'organizzazione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è dato per quanto riguarda la gestione documentale. Voi sapete bene che in base al DPR 445 del 2000, il testo unico sulla documentazione amministrativa, le pubbliche amministrazioni per quanto riguarda la gestione documentale devono dotarsi di una particolare struttura che è incardinata sulle aree organizzative omogenee che rappresentano in qualche modo il fulcro atomico della gestione documentale. Il nostro ministero è costituito in 4 dipartimenti. Ogni dipartimento si è dato delle regole per individuare le proprie aree organizzative omogenee, e in particolare il Dipartimento dell'Amministrazione Generale all'interno del quale io opero ha deciso sostanzialmente di far coincidere le diverse direzioni con le aree organizzative omogenee. Abbiamo quindi aree organizzative omogenee centrali, che corrispondono appunto alle direzioni centrali, e poi abbiamo anche delle aree organizzative periferiche che corrispondono con organi periferici del nostro dipartimento.
essendo naturalmente il Ministero un'organizzazione complessa in cui appunto ci sono più aree organizzative omogenee e altrettanti responsabili della gestione documentale, il Ministero ha deciso di nominare un coordinatore della gestione documentale che quindi opera trasversalmente all'interno di tutta l'articolazione ministeriale e che in qualche modo ha la finalità di adottare tutta una serie di scelte sulla gestione documentale che possono essere condivise dalle singole aree organizzative omogenee. Se diciamo entriamo ancora più nel dettaglio e osserviamo la situazione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, negli anni fino diciamo a luglio 2018 le diverse aree organizzative omogenee di questo Dipartimento si sono avvalse di un applicativo, protocollo MEF, che conteneva al suo interno quelle che sono le funzionalità minime del protocollo informatico, quindi sostanzialmente la registrazione di protocollo e la classificazione. A partire da luglio 2018 il Dipartimento però ha deciso di passare a un nuovo applicativo, si chiama RED, è stato prodotto da SOGEI, e quindi le varie aree organizzative omogenee, secondo un calendario già stabilito, stanno progressivamente transitando dall'applicazione di protocollo verso RED, che è un sistema di gestione documentale. In particolare, nel luglio del 2018 la mia direzione, che è la direzione dei sistemi informativi, è stata la prima ad abbandonare il sistema di protocollo e ad utilizzare il sistema di gestione documentale RED. Questo passaggio è un passaggio, come dire, complesso, non tanto dal punto o non solo dal punto di vista applicativo, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo e funzionale. Molto spesso tendiamo a confondere, a identificare il sistema di protocollo e il sistema di gestione documentale. In realtà si tratta di sistemi che sono profondamente diversi, quindi questo passaggio da un'applicazione ad un'altra ha comportato per noi la necessità di riflettere su quale fosse la finalità specifica del protocollo informatico e poi di riflettere invece sulle finalità molto più estese del sistema di gestione documentale. Quindi all'interno della mia direzione archivisti e informatici hanno incominciato un po' a riflettere su come rimodulare il sistema di gestione documentale a seguito di questo passaggio di applicativo, in modo tale che l'adozione di RED non fosse un'azione passivamente subita dall'amministrazione, ma l'amministrazione potesse riflettere su quelle che erano le reali esigenze di gestione documentale per poi adottare lo strumento e poi magari ipotizzare anche una sua evoluzione. La riflessione che abbiamo fatto è stata appunto quella di distinguere nettamente tra protocollo informatico e sistema di gestione documentale, nel senso che il protocollo informatico è un sottosistema del sistema di gestione documentale. Il protocollo informatico ha la finalità sostanzialmente di registrare i flussi documentali in entrata e in uscita dalla nostra area organizzativa omogenea in direzione di altre aree organizzative omogenee che sono all'interno del Ministero o all'esterno, ma nel back-end in qualche modo del protocollo informatico ci sono tutta una serie di altre funzioni che riguardano il sistema di gestione documentale. Noi ne abbiamo individuate alcune, 5, e su queste stiamo lavorando. Innanzitutto la funzione di gestione dei documenti interni. All'interno della mia direzione vengono prodotte una serie di documentazione tecnica
di analisi sui requisiti utenti, i requisiti funzionali, siamo appunto una direzione dei sistemi informativi e tutta questa documentazione è per noi centrale, fondamentale, ma è documentazione che non passa per il protocollo, quindi anche questa documentazione deve essere registrata e gestita all'interno del sistema. Riflettere sulle funzioni del ciclo di vita dei documenti, entrerò più in dettaglio su questo aspetto. Riflettere anche su come gestire le aggregazioni informatiche tra i documenti. Nel vecchio sistema di protocollo, protocollo MEF, si fascicolava poco e male, con tutta una serie di problematiche da parte dell'amministrazione per gestire in maniera efficiente ed efficace l'informazione. E poi ulteriori funzioni del sistema di gestione documentale, la funzione legata allo scarto e la funzione legata al versamento e alla relativa tempistica di versamento al sistema di conservazione. Siamo partiti dalla funzione del ciclo di vita all'interno del nuovo sistema di gestione documentale. Noi nel passaggio al digitale abbiamo perso la percezione del ciclo di vita dei documenti. Il ciclo di vita dei documenti può essere in qualche modo sintetizzato affermando che i documenti nel corso del tempo hanno bisogno di trattamenti differenziati. Questo era abbastanza chiaro nello scenario analogico, nello scenario digitale questa esigenza è un po' scomparsa, ce la siamo forse un po' dimenticata per strada, noi stiamo facendo lo sforzo di recuperarla. E nell'ambito del ciclo di vita abbiamo individuato sostanzialmente tre fasi che i documenti informatici attraversano con lo scorrere del tempo. Una fase iniziale in cui i documenti informatici sono attivi, cioè hanno la massima utilità d'uso per la nostra amministrazione perché sono usati nell'ambito di procedimenti amministrativi e processi che sono in corso. Col passare del tempo questi documenti informatici diventano semiattivi, così li abbiamo definiti, perché i procedimenti e i processi a cui partecipano giungono al termine, quindi i colleghi dell'amministrazione non hanno più necessità di usarli, salvo recuperarli quando appunto ho la necessità di consultare i cosiddetti precedenti. Sto eseguendo dei processi o dei procedimenti che sono simili ad altri che si sono già realizzati in passato e quindi ho bisogno, recuperando i precedenti, di capire come in quegli stessi casi l'amministrazione si è comportata. Trascorre il tempo e abbiamo l'ultima fase, nel senso che i documenti semiattivi col trascorrere del tempo perdono, diciamo, la loro utilità residua per l'amministrazione e in questo caso o possono essere scartati, oppure se non vengono scartati vengono inviati all'archivio di conservazione, per quella che la dottoressa Piersanti chiamava la conservazione a tempo illimitata, dove i documenti però acquisiscono non più tanto un valore d'uso per l'amministrazione quanto un valore d'uso come beni culturali perché facenti parte dell'archivio storico dell'amministrazione. Come attivare questo ciclo di vita? Gli archivi attivi i documenti attivi dell'archivio corrente, i documenti semiarchivi dell'archivio di deposito e poi i documenti non più attivi dell'archivio di conservazione. Non è naturalmente un problema applicativo, ma è un problema di organizzazione. Si tratta di stabilire delle modalità con cui l'amministrazione capisce che i propri documenti hanno necessità di transitare da una all'altra fase. Abbiamo recuperato il concetto di fascicolo, declinandolo naturalmente come fascicolo informatico, nel senso che un'ottimale gestione del fascicolo informatico ci permette di attivare il ciclo di vita dei documenti che fanno parte dei singoli fascicoli informatici. Perché naturalmente quando io sto eseguendo un procedimento amministrativo o un processo
ho dei documenti attivi che ho necessità di aggregare all'interno di un fascicolo informatico. Quindi il fascicolo informatico viene aperto e i documenti che vi fanno parte sono appunto documenti attivi. Quel processo, quel procedimento giunge al termine, quindi il fascicolo viene chiuso e conseguentemente i documenti che sono relazionati logicamente con quel fascicolo diventano semiattivi. A partire dalla data di chiusura del fascicolo informatico partono poi sostanzialmente dei timer, perché dalla data di chiusura del fascicolo informatico io posso calcolare i tempi dello scarto, cioè entro quando andrò a scartare quel fascicolo informatico e quindi i documenti che adesso sono relazionati, e dalla data di chiusura del fascicolo potrò anche calcolare il tempo dell'invio in conservazione, nel caso in cui quei fascicoli siano a conservazione permanente. Da notare che in questa nostra, diciamo, analisi funzionale abbiamo deciso di effettuare lo scarto non a partire dai singoli documenti, ma a partire dai fascicoli e quindi a caduta sui singoli documenti che sono relazionati a quel fascicolo. Lo dico perché, diciamo, si riflette molto giustamente oggi sullo scarto della documentazione digitale, ma questa riflessione tende ad essere molto quasi esclusivamente focalizzata sullo scarto a partire dai singoli documenti, a partire dalle singole tipologie documentarie, però il problema dello scarto sul digitale può essere affrontato anche da un'altra prospettiva, a partire appunto dalle aggregazioni informatiche. Nel vecchio sistema di protocollo informatico avevamo grossi problemi a fascicolare, vi dicevo si fascicolava poco e male. Abbiamo fatto un'analisi sul perché di queste difficoltà, le ragioni sono diverse. Ci siamo accorti che uno dei problemi era legato al fatto che nel vecchio sistema la funzione di classificazione era completamente disarticolata dalla funzione di fascicolazione. Quindi nel nuovo sistema di gestione documentale, RED, stiamo effettuando tutta una serie di evolutive per rendere complementari queste due funzioni. Io classifico per fascicolare e per fascicolare correttamente devo prima aver preliminarmente classificato. Quindi diciamo la nostra analisi funzionale ha come snodo centrale il fatto di integrare nel sistema di gestione documentale tutta una serie di strumenti indispensabili per la gestione documentale, di cui prima ha parlato la dottoressa Piersanti, e il centro di questa integrazione è il piano di fascicolazione. Il piano di fascicolazione è un altro strumento, ahimè, poco usato dalle amministrazioni, ma che è indispensabile per fascicolare, che va integrato con lo schema di classificazione. Il piano di fascicolazione a sua volta deriva in qualche modo dalla mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi, e il piano di fascicolazione deve essere anche integrato con il piano di conservazione, perché il piano di conservazione mi dice quando le aggregazioni informatiche possono essere scartate e quando eventualmente possono essere inviate al sistema di conservazione. Noi oggi, fino ad oggi, avevamo questi strumenti che non dialogavano tra di loro, erano strumenti su cartaceo, li stiamo aggiornando, integrando e portandoli all'interno del sistema. Termino con l'ultima slide, 30 secondi. Perché un altro punto su cui stiamo lavorando è l'archivio di deposito. Noi attualmente all'interno del sistema di gestione documentale RED abbiamo, diciamo, l'archivio corrente, questo è il modulo già esistente, stiamo dotando RED dell'archivio di deposito. Ricordo che l'archivio di deposito è un modulo che le amministrazioni sarebbero obbligate a utilizzare in base all'articolo 67 del testo unico sulla documentazione amministrativa. L'archivio di deposito a noi servirà per, come dire, farvi confluire
tutti i documenti e relativi fascicoli che non sono più attivi, liberando in questo modo e alleggerendo in questo modo il sistema di archivio corrente. A partire dall'archivio di deposito svilupperemo le funzioni di scarto e dall'archivio di deposito sarà poi possibile versare la documentazione, o meglio i fascicoli, a conservazione permanente verso l'archivio di conservazione. Noi ci avvaliamo di un sistema di conservazione esterno in outsourcing. In questo modo, effettuando lo scarto all'interno dell'archivio di deposito, razionalizzeremo anche il flusso verso il sistema di conservazione. Noi oggi inviamo in conservazione tutta la documentazione prodotta, sia quella che potrebbe essere scartata, sia quella a conservazione permanente. In questo modo invece effettuiamo un flusso verso il sistema di conservazione che è più razionale, più consapevole e soprattutto selettivo. L'archivio di deposito, contenendo i documenti non più attivi e soprattutto i fascicoli conclusi, sarà anche una fonte per tutti i dati e tutte le elaborazioni che gli uffici che si occupano della trasparenza e dell'anticorruzione hanno bisogno di elaborare e di recuperare per poter adempiere alla relativa normativa. Quindi l'archivio di deposito, oltre ad avere un ruolo nell'ambito della gestione documentale, assume un ruolo centrale anche per quanto riguarda appunto le norme su trasparenza ed anticorruzione. Mi sono dilungato un po' più del dovuto, ma ho terminato. Grazie a tutti. Scusate se non si sentiva. Grazie tante Alessandro, molto interessante anche questo intervento. Velocissimamente, se puoi rispondere a qualche domanda sul finire che ti è stata posta, per esempio questa: se un documento è contenuto in due fascicoli in cui uno da scartare e uno no, che cosa si fa? Ad esempio, adesso le sto scorrendo, le domande sono sempre tante. Grazie anche a Ilaria e anche ad Alessandro prima per aver risposto alle domande in chat pubblica. Vuoi rispondere, Alessandro? Non ci sentiamo? Sì, sì, eccomi. Allora, naturalmente noi abbiamo previsto, perché poi questo è anche un vantaggio del digitale, il fatto che il documento possa appartenere a più fascicoli. Questo avveniva anche nel cartaceo, e in questo caso si facevano evidentemente delle fotocopie. Proprio perché il criterio per lo scarto nella visione che noi abbiamo adottato non è legato alla tipologia documentale, ma è legato al suo contesto di processo e di procedimento rappresentato dal fascicolo. Nel caso in cui uno stesso documento faccia parte di due fascicoli distinti, uno destinato alla conservazione e uno destinato allo scarto, in questo caso naturalmente il documento afferente al fascicolo che è destinato alla conservazione permanente viene comunque conservato. Sul tema dell'utilizzazione del fascicolo per lo scarto in realtà ci sarebbe molto da approfondire, perché oltre a gestire lo scarto selezionando fascicoli da scartare e fascicoli da destinare alla conservazione permanente, si potrebbe anche ragionare in maniera più granulare e ad esempio decidere che una parte dei documenti all'interno di un fascicolo debbano essere o possano essere scartati. Da questo punto di vista noi non abbiamo tenuto presente tutte le casistiche. Abbiamo deciso però, per un principio di economicità gestionale, la chiamerei così, di provare a impostare le funzioni di scarto a partire dalle aggregazioni,
perché le aggregazioni rappresentano i procedimenti e i processi che poi decidono del tempo di mantenimento, del tempo di scarto, della conservazione permanente, e poi a partire da questo, diciamo, criterio generale provare poi a declinare diverse opzioni in modo che le funzioni di scarto non risultino eccessivamente rigide, ma riescano a coprire casistiche diverse che sono presenti all'interno di un ambito di gestione documentale. Scusate, ero uscita dalla webcam, avevo disattivato perché avevo paura si sentisse male l'intervento di Alpier. Ci sono ancora altre domande, temo però che il tempo sia ormai finito. Vi ricordo che le presentazioni dei relatori sono disponibili su Eventi.pa, l'indirizzo del programma, e che ci sarà anche la registrazione. Chiedo però ancora una piccola domanda, se possibile una risposta ad Alessandro, rispetto a quali poi ad Alessandro, ma anche agli altri relatori, rispetto alle figure professionali che ci sono in queste amministrazioni, a chi classifica, a chi fascicola, se ci sono appunto le competenze corrette, le giuste competenze per poterlo fare. Non so se vuoi rispondere tu. Do io una mia risposta, poi cedo la parola ai colleghi. Il mio caso, io sono un archivista informatico e lavoro dentro una direzione dei sistemi informativi, quindi di questo tema mi sto occupando io, diciamo, come componente archivistica, i miei colleghi informatici, e poi ci sono alcuni colleghi che sono esperti di amministrazione. Ciascuno di noi ha spesso, ahimè, una visione parziale della propria amministrazione, quindi è necessario anche interagire con i colleghi che magari hanno una visione più ampia di come funziona l'amministrazione. Nel gruppo sono coinvolti, è coinvolto anche l'ufficio che ha il compito di mappare i processi e i procedimenti. Credo che in realtà, per quanto io posso vedere intorno a me, sia a livello di amministrazioni locali che di amministrazioni statali centrali, questa sia un po' un caso eccezionale. Le amministrazioni hanno spesso del personale informatico molto preparato, del personale amministrativo altrettanto preparato, la componente archivistica in qualche modo è debole, talvolta è assente. Però su questo mi riallaccio alla riflessione che faceva la dottoressa Piersanti, nel senso che l'amministrazione archivistica incardinata nel Ministero per i Beni Culturali, oltre ad avere degli organi periferici, a livello centrale ha anche delle commissioni di sorveglianza che ha dei compiti sugli archivi informazione e sulla gestione documentale. Quindi, diciamo, le amministrazioni, se non hanno al proprio interno del personale archivistico, potrebbero utilmente ricorrere all'amministrazione archivistica, che appunto è diffusa su tutto il territorio nazionale. Però magari passo la parola a Stefania, perché su questo magari può darvi. Sì, grazie Alessandro. Stefania, ci sei? Vuoi intervenire? Ah no, sì, era disattivato. No, giusto, quello che ha detto Alessandro è assolutamente giusto, nel senso che in teoria, cioè in realtà, appunto, l'ho accennato anch'io, è il lavoro di gestire un archivio, è un lavoro molto complesso, molto importante e molto delicato, perché gli archivi formati male sono archivi inesistenti di fatto.
Esatto, in particolare poi gli archivi informatici, perché comunque i bit sono molto più volatili della carta, questo ormai è accertato. Quindi detto questo, vabbè, ritorno sempre con il mio solito mantra: il codice dei beni, allora, gli archivi sono beni culturali dall'origine. Il codice dei beni culturali ha introdotto qualche anno fa un articolo che dice che per poter intervenire sugli archivi, articolo 9 bis, è necessaria formazione specifica per poter intervenire sui beni culturali in generale, quindi anche sugli archivi è necessaria formazione specifica. Detto questo, un buon archivista e un buon informatico sarebbero, anzi no, auspicabili, necessari in ogni amministrazione. In alternativa, poi, la realtà, io ho lavorato in una soprintendenza e quindi lo so, la realtà è abbastanza diversa. Ciò non toglie che se c'è consapevolezza e volontà da parte soprattutto poi dell'amministrazione stessa, quindi dei dirigenti, se c'è condivisione tra i colleghi, se c'è comunque la consapevolezza che si tratta di un lavoro importante e necessario, sicuramente appunto delle soluzioni, magari se non ci si può permettere un archivista, soprattutto i piccoli enti, i piccoli comuni, si può comunque organizzare formazione del personale, eccetera. Insomma, in questo, per quanto possiamo, insomma, le sovrintendenze archivistiche da un lato e gli archivi di Stato e con le commissioni di sorveglianza dall'altro, sicuramente possono dare una mano, insomma. Però ci vuole consapevolezza e ci vuole soprattutto condivisione da parte anche e soprattutto dei ruoli apicali, ecco, insomma. Basta così? Pronto? Sì, Stefania, grazie, va benissimo. Dobbiamo purtroppo chiudere questo webinar, che è molto interessante, molti temi trattati e purtroppo in maniera, insomma, abbiamo fatto del nostro meglio. Grazie a tutti i relatori per l'esposizione, per la precisione, per tutti gli interventi. Grazie a tutti i partecipanti. È possibile rivedere la registrazione? Sì, abbiamo mandato, credo, il link. E la registrazione sarà disponibile a breve, forse in giornata, al massimo domattina. E vi auguro buon pomeriggio, vi ringrazio e alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.